In diversi miei video e anche in alcune interviste avete sentito magari parlare della mentalità dello sviluppatore, del modo di pensare di uno sviluppatore. Allora, in questo video volevo approfondire un po' questo tema e concentrarci proprio su quella che è la mentalità di uno sviluppatore per arrivare alla risoluzione dei problemi. Però prima di arrivare a quella che è, diciamo, la metodologia, partiamo da un concetto. E il concetto di base è: cos'è la programmazione? La programmazione, no, espressa ai minimi termini, è sostanzialmente scrivere codice per risolvere dei problemi. Questi problemi possono essere enormemente grandi come enormemente piccoli. Per esempio, se prendiamo un caso reale come può essere quello di Facebook, per esempio, una piattaforma estremamente nota a tutti ormai, Zuckerberg, quando ha iniziato a svilupparla, si era posto di risolvere un problema, e il problema era connettere le persone fra di loro. Poi ovviamente questa attività è stata sviscerata, è stata scomposta in tanti altri problemi, in tante altre funzionalità che l'applicazione, che l'ecosistema doveva avere, ma di base il suo problema era scrivere un software, quindi codice, che risolvesse il problema di connettere persone fra di loro. Quindi questo è, diciamo, quella che è la programmazione a tutti gli effetti, proprio nella sua forma più cruda, nella sua forma più nuda, anzi. Data questa definizione, si passa poi a quello che è il metodo di approcciarsi alla risoluzione di questi problemi. E il metodo tendenzialmente è quello di scomporre un problema estremamente grande in problemi sempre più piccoli, fino a quando non arriviamo a una definizione molto piccola del problema da risolvere, e quindi andiamo a sviluppare delle soluzioni che risolvono un problema alla volta. Queste risoluzioni poi, diciamo, messe insieme fra di loro, andranno a risolvere dei macro problemi più grandi e delle macro aree più grandi, fino a quando non riusciremo a aver risolto l'intera problematica. Questo, diciamo, è l'approccio con cui uno sviluppatore si approccia appunto alla risoluzione di un problema. Come lo fa? Cioè, dato per assunto che quello che dobbiamo fare è prendere un problema, scomporlo in problemi sempre più piccoli e risolverli uno alla volta, come facciamo ad approcciarci a questo tipo di attività? Allora, quello che uno sviluppatore normalmente mette in pratica è molto simile all'approccio scientifico, ovvero si parte da quella che è una definizione, una regola. Possiamo prendere altri campi per spiegare meglio il concetto. Per esempio, potete prendere la chimica. Per esempio, nella chimica, che è un ambito scientifico, se un chimico deve riprodurre un composto chimico, appunto, inizia a seguire quelle che sono delle regole per mischiare magari fra di loro diversi componenti. Se la cosa va a buon fine, ha già risolto il problema, però potrebbe tranquillamente proporsi davanti a sé un problema. Allora, quello che lui fa è: analizzo il problema che si è verificato, come mai non ho raggiunto un risultato, apporto dei cambiamenti, ovviamente non a caso, ma con una certa logica, e ritento, analizzo quello che è il risultato e poi ricomincio da capo se le cose non vanno bene, oppure passo all'attività successiva se invece la cosa è andata bene. Quindi quello che fa uno sviluppatore tendenzialmente è la stessa cosa, ed è una cosa che non viene particolarmente dalla teoria, non può essere particolarmente insegnata a scuola. Chiaramente c'è qualcuno che vi dice: ok, è giusto che debba essere fatto così, come sono io in questo momento, ma poi quello che fa la differenza è l'esperienza e la pratica. È per quello che io, ma come tante altre persone, sia sul web che magari developer più esperti, vi hanno consigliato, avete sentito dire, è quello di scontrarsi effettivamente con i problemi fin dai primi momenti in cui iniziate ad approcciarvi alla programmazione, perché solo attraverso questa abitudine
si riesce a capire effettivamente come comportarsi in queste situazioni. Un'altra cosa molto importante da tenere in considerazione, ed è secondo me l'ultimo punto che bisogna avere bene in mente per ragionare da sviluppatori, è concepire il fatto che di base noi stiamo dicendo ad una macchina tutte le istruzioni necessarie per risolvere un problema, che è quello che noi abbiamo in testa. Mettetevi nei panni del computer e cercate di capire il fatto che il computer, da un certo punto di vista, è stupido, nel senso non sa esattamente quello che deve fare, non ha un'istruzione particolare per cui riesce a medesimarvi nella vostra esigenza e compiere un'azione per voi. Siete voi che dovete dirgli passo passo quello che lui deve fare, un po' come se fosse una ricetta di cucina. Se non date tutte le istruzioni precise alla macchina per arrivare a fare una determinata istruzione, la macchina non saprà esattamente cosa fare, probabilmente si bloccherà o arriverà ad un punto in cui magari se i dati che avete messo in ingresso non sono quelli che lui si aspetta, andrà in errore, oppure si comporterà diversamente da quello che vi aspettavate. Quindi dovete mettervi nella condizione di dare tutte le istruzioni necessarie, sia per far fare alla macchina le cose corrette, ma per evitare anche che la macchina faccia le cose sbagliate, per poter risolvere un problema. E questo, secondo me, come dicevo anche all'inizio, deve essere fatto molto 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 prima di iniziare a scrivere codice. Un errore che le persone commettono, ma anche developer navigati commettono, è quello di: mi trovo di fronte ad un problema, la prima cosa che faccio è scrivere codice. Ecco, per me questo è sbagliatissimo, perché non dà la possibilità di ragionare sufficientemente su quelle che sono effettivamente le attività che devono essere fatte per arrivare alla risoluzione di un problema. È necessario passare da tutti gli step che ho menzionato prima, quindi concepire qual è il problema, suddividerlo in piccole attività, diciamo metterle in ordine per quelle che devono essere gli step che dobbiamo far fare alla nostra macchina, al nostro computer, e poi alla fine andare a scrivere il codice, quando sono sicuro che questo processo effettivamente funziona. Ma deve prima funzionare nella mia testa, quindi a livello logico, poi probabilmente lo possiamo far funzionare su carta, su una whiteboard, su uno schema, su un diagramma di flusso, su uno pseudocodice, su quello che volete, e poi in ultimo su codice, perché altrimenti se iniziamo a partire a scrivere codice non sappiamo esattamente ancora quello che dobbiamo fare e rischiamo di andarci a complicare enormemente la vita prima di arrivare effettivamente alla risoluzione del problema. Quindi secondo me questo è quello che possiamo definire come il modo di pensare di uno sviluppatore. Quando avete questo tipo di mentalità, quando avete questo tipo di approccio al problema, al ragionamento e alla risoluzione appunto dei problemi, vedrete che tutto il resto diventerà molto più semplice. Come ci si arriva? Non si insegna questa roba. L'ho detto anche prima, lo ribadisco anche adesso. Non si insegna. Questa è pratica, esclusivamente pratica, pratica, pratica. Tutto questo, a forza di fare pratica, costituisce un'esperienza che vi abitua a ragionare in un certo modo, ad approcciarvi i problemi in un certo modo e a risolvere i problemi in un certo modo. Quindi, se siete all'inizio, ma anche se siete già nell'ambito della programmazione, anche da diversi anni, e vi rendete conto che comunque avete problemi nel risolvere i problemi, scusate il gioco di parole, perché magari partite subito a scrivere codice e non vi soffermate a sufficienza nel ragionare su quelli che sono gli step da fare, su quelli che sono i problemi con cui effettivamente vi potreste scontrare, allora fate uno step indietro e provate a fare questo tipo di attività e vedrete che ne beneficerete. Io ho detto tutto, quindi spero che il video sia stato interessante. Se vi è piaciuto fatemelo sapere con un like. Sapete che comunque c'è anche un gruppo Telegram su cui entrare per poter continuare a discutere insieme. C'è il canale Instagram su cui anche lì seguirmi
e lasciarmi i vostri commenti, i vostri messaggi. E basta, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!